si chiama Punch, la nuova piccola missione della NASA di cui vediamo in questa animazione le fasi di messa in orbita che avverranno nel 2022. Fa parte di Small Explorer, il programma spaziale statunitense per missioni dal costo inferiore a 120 milioni di dollari, lancio compreso. Sviluppata e guidata dal Southwest Research Institute, allo scopo di migliorare la comprensione del Sole e dei suoi effetti dinamici sull'eliosfera e quindi sulla Terra. Per farlo utilizzerà una costellazione di 4 microsatelliti, grandi quanto una valigia e dal peso di una quarantina di chili, che orbiteranno in formazione attorno alla Terra. I microsatelliti fotograferanno a grande campo il vento solare che emerge dalla corona, per poi fluire nello spazio interplanetario, investendo i pianeti e gli altri corpi in esso presenti. Inoltre, i satelliti Punch tracceranno in 3 dimensioni le espulsioni di massa coronale del Sole, quelle tempeste spaziali che sono in grado di provocare danni ai satelliti di comunicazione e posizionamento e anche alle reti di distribuzione elettrica. I 4 veicoli spaziali voleranno in una formazione distribuita, operando in modo sincrono per produrre ogni pochi minuti immagini polarizzate dell'intero sistema solare interno. Ciascuna delle 4 sonde avrà a bordo una macchina fotografica progettata appositamente per catturare i deboli barlumi di luce solare riflessa da elettroni liberi. 3 sonde saranno equipaggiate con una sorta di fotocamera grandangolare, mentre la quarta sarà dotata di un teleobiettivo in grado di catturare la sola corona solare. Fotografare il cielo in luce polarizzata è l'ingrediente segreto della missione, spiega il responsabile scientifico di Punch, Craig DeForest. Quando la luce del sole interagisce con gli elettroni, si polarizza. Questa polarizzazione ci permette di misurare come variano le caratteristiche del vento solare in 3 dimensioni rispetto a una semplice immagine bidimensionale. Punch sarà la prima missione, conclude il ricercatore, in grado di tracciare sistematicamente le caratteristiche del vento solare.